I sindaci, le categorie economiche, le forze sociali, gli ordini professionali sono stati convocati a livello provinciale per l'incontro di ascolto sulla nuova programmazione europea 2021-2027. Presente il presidente della regione Francesco Acquaroli, l'assessore alla ricostruzione Guido Castelli e i tecnici della regione. Il riparto delle risorse del quadro finanziario pluriennale prevede l'assegnazione di 1.102 milioni di euro alla Regione, con un incremento del 76% sulla dotazione del precedente periodo. Le priorità sono il recupero del gap infrastrutturale, la competitività economica, la capacità di costruire una visione, un progetto che sappia riportare ad essere centrale la nostra regione. Noi stiamo ascoltando molto le istituzioni locali, i corpi intermedi, i sindacati, le associazioni di categoria. Stiamo cercando di creare e di fare squadra. Certo, il momento non è facilissimo perché il post-Covid ci ha regalato e consegnato un'agenda molto fitta, però siamo ottimisti. Come le dicevo, è fondamentale e importante riportare la nostra regione ad essere centrali sulle dinamiche nazionali e internazionali. In questo momento particolare, sempre, ma in questo momento particolare, l'aggregazione e l'unità sono due fattori essenziali per tornare a superare insieme una fase sicuramente complicata. Siamo in un tornante della storia europea e italiana particolarissimo. Mai come ora ci sono risorse. È necessario che ciascun comune, ciascuna associazione, ciascuna impresa sappia preventivare con un progetto ciò di cui ha bisogno. Dopodiché andare a cercare qual è il deposito finanziario più utile ad alimentare quel progetto. Quindi passare da una strategia che era genericamente riferita al fammi vedere cosa ci dà l'Europa ad una strategia che si fonda sulle idee chiare, su piani economici finanziari definiti. Questo è determinante. Dopodiché ci sarà la possibilità della programmazione comunitaria europea 21-27 oppure il PNRR, oppure nell'area del sisma anche il fondo complementare del terremoto, oppure anche il fondo sviluppo e coesione. Ma ciò che noi vogliamo sollecitare presso gli stakeholder, presso i sindaci, è proprio questo atteggiamento volto a chiarire le idee della comunità rispetto a ciò che è necessario per quella comunità. Dopodiché i soldi si trovano. C'è una grande voglia, un grande desiderio, soprattutto anche da parte dei piccoli comuni che sono disponibili, e questo è un fatto quasi inedito che il presidente Acquaroli vuole molto stimolare, una grande disponibilità a condividere, a fare progetti di rete, a creare filiere, a stabilire nessi e relazioni. Questo è particolarmente indicato anche su proposta dell'Unione Europea, che tendenzialmente vuole valorizzare i propri progetti di raccordo fra enti locali. Quindi devo dire che le Marche, che sono solitamente accusate di essere un po' individualiste, spesso i sindaci venivano considerati poco inclini a confrontarsi fra di loro, devo dire che invece smentiscono radicalmente questo pregiudizio. C'è un territorio, oggi siamo a Macerata, molto ben disposto a mettere a fattor comune esigenze, aspettative, sofferenze, ma anche soluzioni. Sul versante invece maceratese, che conosciamo anche perché buona parte di questo territorio è stato interessato dal cratere, sappiamo che l'esigenza maggiore è quella di rivalorizzare, riantropizzare l'entroterra che purtroppo anche prima del 24 agosto del 2016 era afflitto da una crisi demografica piuttosto importante. Qui si tratta dunque di concentrarsi molto anche sui servizi, scuola, trasporto, sanità, in maniera tale che le famiglie possano, come dire, recuperare quella tendenza allo scivolamento verso la costa. Il concetto del fare e del fare presto, come nel caso specifico nei nostri territori, è fondamentale per arrivare a conclusione di percorsi che diversamente non applicati potrebbero creare uno spopolamento e un impoverimento di quello che è tutto il valore assoluto dei nostri territori, dalle popolazioni alla cultura, all'arte, alla storia e alle nostre imprese. Quindi imprese di qualsiasi ordine e grado che hanno dimostrato, ormai credo non ci siano più dubbi, che possono competere a livello mondiale e addirittura molte volte sono anche leader a livello mondiale. Quindi questi fondi, la gestione dei fondi europei che stanno arrivando, arriveranno, sono già arrivati in parte,
per gli anni 2021-2027 rappresenta un'occasione unica, unica per tutti i territori, siano essi non colpiti dalle ultime scosse di terremoto. Nel nostro caso Tolentino è una delle città più pesanti sotto l'aspetto della ricostruzione, perché ha oltre 2.200 edifici danneggiati. Ci sono immagini ovviamente meno orripilanti sotto il profilo dei crolli, ma comunque gli edifici sono tantissimi, e quindi da noi fino all'entroterra, dove le immagini sono naturalmente ancora più crude, c'è bisogno di intervenire. Oggi questa occasione è un'occasione in più per far conoscere attraverso gli uffici regionali competenti quelle che possono essere le opportunità, affinché i comuni si predispongano a livello progettuale e a livello di concepimento di idee per quelle che sono le soluzioni che necessitano i territori, affinché appunto tutta questa impresa, che è un'impresa nell'impresa, dia i risultati sperati.